guys! Oggi parliamo di boring e bored, due aggettivi che portano sempre un po' di confusione nell'utilizzo. Vediamo di chiarire un pochino i dubbi. Bored è un aggettivo che descrive lo stato d'animo di una persona che si sente triste, infelice a causa di qualcosa di non interessante o perché si annoia. Si riferisce proprio a un sentimento che provi quando sei annoiato. Vediamo come viene utilizzato in una frase. I'm so bored. The student seems really bored during the lesson. Bored è il participio passato del verbo regolare to bore, che vuol dire annoiarsi, quindi bored, bored. In questo caso diventa un aggettivo. Boring invece, come lo utilizziamo? Boring indica che qualcosa non è interessante, qualcosa di non coinvolgente, noiosa, e si utilizza per descrivere il carattere di una persona. Ad esempio, he is so boring. What a boring boy. Boring invece è il gerundio del verbo to bore. Quindi in questo caso ricordatevi, boring. He is boring è una persona noiosa. Ti lascio un mantra che ti aiuterà a memorizzare il funzionamento dei due usi di boring e bored. If you are yawning, you are bored. If everybody else is yawning, you are boring. Bene, mi fermo qui. Se ti è piaciuto questo video e mi stai guardando per la prima volta, clicca su iscriviti sul canale English by Grace, attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video in uscita ogni settimana. In questo modo potrai allenare il tuo inglese e anche scrivere nei commenti i tuoi successi, le tue richieste, i tuoi dubbi, le tue domande, e io sarò felice di condividerli insieme a te. E nel frattempo, I will see you soon! Bye Grace!